Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore, la già nota serie TV, che vede come protagonisti Gianni Amano e Francesca Chillemi, ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di telespettatori. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, per scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati puntata dopo puntata. Quale risvolto prenderà allora la storia durante la puntata che andrà in onda il 14 ottobre 2022? Ecco quello che si sa a riguardo. Le anticipazioni di Viola come il mare. Prosegue quindi la messa in onda della fortunata fiction Mediaset e, stasera 14 ottobre 2022, verrà trasmessa l'attesissima terza puntata. Al centro di tutto ci sarà sicuramente Viola Vitale che potrà scoprire qualcosa di importante per poter trovare finalmente suo padre. Demir continuerà intanto a indagare sul traffico di umani, ma si renderà sempre più consapevole del fatto che le sue ricerche non stiano avendo buoni risultati, nemmeno con la presenza di Fara. Ci sarà nel frattempo un nuovo caso nell'ispettorato, un imprenditore sarà infatti trovato senza vita, e la notizia sconvolgerà tutta la cittadina. Si penserà inoltre che, ad essere in qualche modo coinvolto, possa essere uno dei giornalisti del Sicilia Web News. Continueranno intanto le avventure di Viola, che sarà sempre più presa da Raniero e questo le farà dimenticare Demir. Lui si dirà inoltre pronto ad aiutarla per continuare le ricerche del padre e, grazie a lui, la donna scoprirà un dettaglio inaspettato. Si viene infatti a conoscenza del fatto che, qualche anno prima del suo ritorno, la madre di Viola si era recata a Palermo ma senza avvisare sua figlia. Potrebbe essere quindi questo l'elemento che potrebbe portare Viola a trovare finalmente suo padre, la protagonista è intanto molto vicina a Raniero e, nel frattempo, tra Fara e Francesco scatta qualcosa. Non è però finita qui, Viola ed Demir si ritroveranno vicini a seguito del caso di un uomo che è stato investito da un pirata della strada. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirne di più. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.